Ecco, stanza dei peccati. Allora, stavo sistemando un po' di cose e mi sono imbattuta sotto a degli scatoloni in questo, cos'è, una cassapanca, sì, che è carina, nel contesto, diciamo, country di casa ci sta, però è un assemblaggio di cose, non, boh, non so cosa ci hanno messo qui davanti, non l'ho fatto io questo lavoro, vi mostro. No, non l'ho fatto io, però è carina, è una cassapanca. Adesso non so che fine ne farò fare. Comunque, ho detto adesso guardo cosa c'è dentro. Ho fatto appena così, guarda, ho fatto appena così. E poi mi è venuto in mente, quasi quasi lo apro e lo mostro. Mostro le stupidaggini che probabilmente sono qui da, direi, da parecchi annetti. Allora, dai, guardiamo insieme, vediamo un po' cosa. Qualcosa ho già visto, cioè quando ho alzato ho visto una cosa che mi ha preoccupato molto, però va bene. Mi ricordo di avere messo dei pezzi di porcellana. Cosa c'è ancora? E vabbè, dai, lo vediamo insieme. Vediamo, dai, apriamo, vediamo un po'. Speriamo di non dovermi vergognare di nulla, ma insomma. Allora, ecco qua. Porca miseria. Allora, aspetta che sposto un po' la cassapanca, se no. Io metterò le scarpe qui, mi sta venendo un pensiero. Allora, andiamo un po'. Qui dice, allora, vassoietto svizzero in vendita. Questo deve essere di quando vendevo, quando avevo il mio negozietto molti, molto tempo fa. Vediamo un pochino. È svizzero? So sicura che è svizzero? Boh. Ah, sì, certo. Questa è una cosa anni 50. Allora, sì, perché avevo capito che era svizzero perché c'è riprodotto un paesaggio svizzero, cioè almeno avevo dedotto più che altro che c'è la manifattura qui. No. Dai, ma chissà dove l'avevo preso questa. Parliamo di 10 anni fa, tranquillamente. Allora, questo finirà in cucina, via. Questo finirà in cucina, ora se riesco a non romperlo. Ok. Dunque, poi vediamo un po' cos'è. Questa la ricordo anche, una teiera che potrei anche usare però, eh? Eh sì, direi di sì, vediamo un po'. Questa è una teiera di Laveno, sì, Società Ceramica Laveno. È carina, eh? Eh sì, che è abbastanza conosciuta questa società ceramica, questi produttori. Tra l'altro mi pare in discrete, anzi direi ottime condizioni. Ha un po' di crachie, guarda. Quindi, secondo me, potrei metterla in cucina. Dai, carina anche questo. Va bene. Sembra che sto facendo il banditore di cose, però non so perché le ho lasciate qui dentro. Bisognerà che le utilizzi. Dunque, un vassoietto e questo cofanetto qua. Vediamo, io spero di non muovermi tantissimo. Dove si apre? Ah, oddio, i calici, sì, i calici che avevo preso questi dall'Inghilterra, sono placcati. Che ci faccio? Boh, placcati argento. Che ci si può fare? Niente, li esporrò da qualche parte. Anche se io non è che ami proprio la casa piena di ninnoli, però, boh, non saprei. Boh. Mi piace quasi, quasi quasi mi piace di più la scatola vecchia, vero? Ok, metto per terra. Poi, ah, questo mi piace tanto, questo servizio. Dovrei sbucciarlo. Mannaia, è tutto così. Questo è italiano, mi pare sia Deruta. Perché ho avuto il mio momento per, diciamo, di passione per le ceramiche. Sono sempre stata abbastanza curiosa, mi piacciono le cose vecchie, vintage. Quindi ho avuto anche il periodo ceramica che ho passato, credo. Questo. Oh, vediamo se riesco ad aprirlo. Ah, questo è bellissimo, questo mi piace di più. Dovrebbe essere un duetto, cioè un servizio per due. Aspetta, devo scartarlo. Niente, una fatica tremenda per scartarlo. Non lo so, quasi quasi lo lascio così. Adesso vediamo se c'è il compagno.
che è meno, diciamo, meno saldato alla carta. Ho fatto un ottimo lavoro di protezione. Vediamo un po'. Questo che cos'è? Oddio. Ma dai, guarda com'è vecchio questo servizio. Bellissimo. Un set per toilette, insomma. Qui però mi dispiace se è un po' rovinato. Devo vedere di ripulire. Questo è argento, io credo. No, sai che non lo so. Non sono sicurissima, però. Questo è per le unghie. Sai quanto tempo è che ho queste cose qui? Io credo una quindicina d'anni. Mi chiedevo dove fosse finito. Eccolo qua. Vediamo. Molto carino. Non mi ricordo, sto cercando di fare mente locale per ricordare dove l'ho acquistato. Da qualche parte l'ho acquistato, ma non ricordo esattamente. Vabbè, questo l'avevo preso su eBay, lo ricordo, e chissà poi per quale motivo. Poi, boh, cose di scarso valore, scarsissimo, come il resto d'altra parte, però insomma, però alcune cose sono carine. Eccola ceramica deruta, guarda che carina. È deruta, vero? Io sono andata proprio. No, non è deruta, evviva, è Orvieto, fantastico. Ecco qua, però è bello lo stesso. Via. Allora, poi cosa ho ancora? Oddio, guarda. Allora, questo io l'ho preso. Dunque, questa è una storia. È una sottoveste di nylon che io ho avuto la brutta idea di fare accorciare, perché la mettevo quando ero molto più giovane, la mettevo fatta accorciare, ma io avrei, non avrei dovuto toccarla perché. Io l'ho comprata in una bottega del mio paese che non esiste più e che era condotta da una signora ultracentenaria. No, va bene, avevo un'ottantina d'anni. Però, insomma, era la nonna di noi ragazzini e aveva delle cose stupende in bottega, molto vecchie, tenute benissimo. E questa sottoveste aveva ancora il cartellino con scritto: questo boh, manufatto è stato realizzato con un nuovo prodotto arrivato dagli Stati Uniti d'America che si chiama nylon. Cioè, vi rendete conto com'è vecchia questa sottoveste? Nylon, roba degli anni. Lei si ricordava, questa signora Rachele, come si chiamava? Oddio, no. Eugenia, Eugenia, Rachele era un'altra. Allora, Eugenia si ricordava che di averle ritirato nel dopoguerra questa sottoveste in un magazzino di Lecco, in città. Questo me lo ricordo benissimo. Io l'ho messa per un po', adesso secondo me non ci sto dentro, però l'ho messa per un po'. È un ricordo anche di Eugenia, che per me ha rappresentato davvero qualcosa, un monumento qui in paese. Poi c'è, ecco, sempre da Eugenia ho preso questo è un reggiseno, no, non è tanto antico, non è tanto antico, ne avevo di più antichi che ho venduto. Ho contrabbandato negli anni e questo sì, è abbastanza vecchio, vedete, di quelli che si agganciano davanti. È vecchio, è sicuramente prima metà del Novecento, anche perché Eugenia non c'è più da 30 anni, sì, prima metà del Novecento. Sempre da ragazzina prendevo queste cose da lei, ma io avevo anche i bustini, quelli fatti con i ferri, sapete, che avevo preso sempre da lei. Quanti ricordi, ragazzi. Vabbè. Poi il pesce questo lo amo molto. È uno stampo a forma di pesce. Vediamo se riesco. Lo stampo a forma di pesce, che bello. Ho avuto anche il mio periodo stampi. Stampo a forma di pesce, si vede? È bellissimo. Ah, questo lo appendo. No, ragazzi, questo lo appendo. Aspetta, aspetta, scusate l'immagine brutta, 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 brutta. Aspetta, mi è venuta un'idea splendida. Ok.
Made in Germany. È bellissimo, guardalo, dimmi se non è bello. È fantastico. Io lo trovo bellissimo. Oddio, me l'ero scordata. Io questo lo appendo, eh. Lo avevo acquistato su eBay anche questo. Questo lo ricordo bene perché era una delle cose che ho amato di più, che ho avuto in giro per casa, boh. E forse anche in negozio per il periodo. Ma poi c'è questo, anche, guarda questo. Questo è vecchissimo, a me ricorda. Oddio, mi ricorda qualcosa di funereo per il colore. Secondo me è fine. Non lo so, penso che sia fine 800, che dite? Questo l'avevo nel mio negozietto, quando avevo un negozietto di cose di antiquariato, insomma, piccolo antiquariato. Molti anni fa, una quindicina d'anni fa, e questo l'avevo lì. Però è bellissimo, c'è ancora l'etichetta. È bello, sai cosa ci potrei fare? Mi sta venendo un pensiero. Ma siccome non ha un grande valore, io direi, questo non è un buon motivo per farne un'altra cosa, però io avrei una mezza idea. Beh, uno ci può mettere le fotografie, qui ci si metteva le fotografie dei propri cari, dei morti, non lo so. Io lo dipingerei di bianco, vedi, mi sta venendo questa idea, con la vernice chalk, sai che la vernice chalk si può usare anche sui tessuti. Ma ci faccio un pensiero, oppure lo appendo così, fa paura? Spero di no, eh. Ricorda gli avi? Non lo bisnonno. Però dietro è ancora perfetto. E mi ricordo anche chi me l'ha dato. Me l'ha dato una carissima signora che conoscevo anni fa. E era suo, di famiglia. Me l'ha semplicemente venduto molti anni fa. Molti, molti anni fa. Ecco. E io poi l'avevo messo in negozio. Guarda un po'. Questo è vecchio, eh. È vecchio, 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 vecchio. Poi. Vassoietti. Boh. Eh sì, Deruta, ma non è mica vecchio però questo. Ma che ci farò? Vassoietti. Poi, che ho? Ah, i piatti blu, periodo blu. Piatti blu. Pochi sono, però, eh. Questo è più bello, questo sopra comunque. Questo è stampato un po' maluccio, però mi piaceva il blu e li prendevo. Dove li trovavo li prendevo. Allora, poi che c'è ancora? Bobo. Una stampa qualsiasi. E sotto qui? Ah, questo lo uso. Questo lo uso. Questo so già. No, non anticipo che cosa ci farò. Questo credo sia un sottovaso. È un sottovaso. Sì, è un sottovaso. Ho anche una cosa assemblata, però. Io già so cosa ci farò. Ci farò una cosa che poi metterò in vendita su Etsy. In ferro, un oggetto in ferro. Io lo trovo bellissimo. Non so cosa sia, ma è bellissimo. Allora, quindi, voi capite quando vi dico che devo liberare un sacco di cose dalla stanza dei peccati? Aiuto. Comunque, prima o poi ce la farò. E allora, al prossimo video. Con le campane in sottofondo. Vi saluto. Ciao!